In attesa dell'abolizione delle province, la provincia di Salerno ha abolito il presidente con una, come dire, con una forzatura e secondo noi illegittima e anche irregolare. Hanno dichiarato incompatibile il presidente della provincia, segno che noi siamo stati amministrati per 3 anni da un incompatibile, non soltanto negli ultimi 15 giorni, dimostrando che tanti degli attacchi che noi abbiamo mosso negli anni scorsi non erano semplicemente il frutto di una furia ideologica, ma di qualche problema che effettivamente c'era. Oggi siamo alla farsa perché l'amministrazione provinciale non ha un presidente regolarmente eletto ed è diventato facente funzioni un rappresentante politico che non è stato eletto alle elezioni provinciali, si è candidato ma non è stato eletto e quindi abbiamo subito anche questo schiaffo democratico di avere una presidenza della provincia, un ente, diciamo così, importante, presieduto da una persona non eletta. Si tratta di aspettare ancora qualche settimana, ma vedrete, o il Ministero degli Interni o l'autorità giudiziaria dichiareranno assolutamente illegittimo e perfino illegale quello che sta accadendo alla provincia. Quindi la prossima primavera si potrebbe ritornare al voto? Io penso di sì, io penso di sì. Penso che si va verso lo scioglimento del Consiglio provinciale, io credo che ci sarà anche la convocazione dei comizi elettorali per le provinciali con un sistema diverso da quello precedente, perché diciamo, salvo modifiche dell'ultima ora, il prossimo Consiglio provinciale sarà eletto dai comuni.